L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che nel mondo ci sono 150 milioni di consumatori. En el año 85 se calculaba que había unos 1.500 consumidores de marihuana. Ahora hay 150.000 en mi país. Credo che la differenza la faccia o il contesto sociale, culturale in cui uno cresce o comunque le caratteristiche individuali della persona, non tanto la cannabis in sé. Qua dentro poi conosci altre persone, diventi ancora più delinquente di quello che sei. Secondo me è molto più razionale dire: noi abbiamo valutato il rischio e il beneficio e pensiamo che da un punto di vista del beneficio sia meglio rendere la cannabis completamente legale. E questo, il beneficio non è un beneficio scientifico, non è un beneficio medico, è soprattutto un beneficio sociale. Legalizzazione, è chiaro che all'inizio viene vista come il fumo negli occhi. Cominciamo a parlarne, poi secondo me le persone poi hanno sufficiente intelligenza anche per capire, no? Però bisogna fornire gli argomenti e bisogna creare cultura.